Oggi siamo qua perché è da un paio di mesi che la Regione Calabria non risponde più agli appelli fatti dall'USB, fondamentalmente, e poi abbiamo capito che non è un discorso solo con l'USB, ma pensa bene a non rispondere agli aiuti dei tirocinanti, alla richiesta di aiuto dei tirocinanti. In molti enti ospitanti, nei comuni specialmente, i tirocinanti non stanno facendo altro che fare il loro lavoro, a tutti gli effetti il lavoro, sostituendo dipendenti. E sfruttati, caporalato a tutti gli effetti. Questo è un caporalato della funzione pubblica. In più non si possono ammalare, devono presentare certificati medici, ma loro non sono firmatari di contratto nazionale del lavoro, quindi non capiamo perché gli venga imposto questo. In molti comuni gli viene imposto il badge, quando nella funzione pubblica solo chi ha il contratto nazionale del lavoro deve avere il badge. E la regione su tutte queste cose sta in silenzio. Dice a noi che dobbiamo fare le denunce alla Procura della Repubblica. Noi USB abbiamo già cominciato a denunciare vari enti e vari tutor che non fanno altro che creare paura sui tirocinanti, minacciandoli. Nonostante arrivino al 70% di presenza, come richiede il progetto, gli impongono il 100% perché se no non mettono la firma per la chiusura dei loro pagamenti. Qua la Regione si deve far sentire. Oggi stiamo in piazza perché dell'incontro con il governatore Occhiuto. Abbiamo sentito alla conferenza stampa dei suoi 100 giorni, sembra che il precariato non sia un argomento trattato. Uno degli argomenti della campagna elettorale era proprio il precariato, la chiusura di questo precariato. A noi non ci sembra, perché qua i lavoratori sono 4.000 lavoratori che sono sparsi per tutta Calabria e che non trovano soluzioni per la stabilizzazione. E noi pensiamo che 400 comuni, assorbire 4.000 dipendenti non sia proprio un grande sforzo. Oggi sentiremo il governatore quali sono le iniziative di questa giunta regionale a favore dei tirocinanti. Dopodiché decideremo, anche perché dalla funzione pubblica da Roma notizie non arrivano in nessun modo, sembrano tutti celate, ognuno il problema ormai se l'è dimenticato, la campagna elettorale è finita.